ecco la vera sfida politica, perché si candida a fare il sindaco di un territorio per 5 anni. Coniugare la cura e la tutela del paesaggio da una parte, ma il necessario sviluppo di un territorio dall'altra. Fuori dagli slogan, di cui francamente abbondano i gruppi social ma che poco sono efficaci, noi dobbiamo istituire da una parte, e questo è un impegno che sta nel nostro programma, un assessorato alla cura del territorio che tenga insieme tanti aspetti, sia dalla parte del pubblico sia del coinvolgimento dei privati cittadini sul territorio. E quindi la lotta contro il dissesto idrogeologico sta cominciando a pagare il lavoro che in questo mandato abbiamo fatto di cabina di regia con consorzio, regione, genio civile, arrivando a 13 schede di grandi opere per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, e proprio pochi giorni fa abbiamo avuto l'ok per una delle opere più importanti sopra il Borro delle Argille, dove sorgerà la variante di Grassina. Nello stesso tempo piccole e medie opere da parte del comune e il coinvolgimento dei privati su terreni agricoli e non agricoli, affinché ci sia la massima regimazione e quindi si possa davvero tutelare il nostro territorio e il paesaggio, le colline che vanno preservate e valorizzate. Dall'altra parte però non possiamo arretrare di un millimetro, ma anzi dobbiamo avanzare nella direzione di creare un territorio che sia attrattivo per aziende, realtà di eccellenza, produttive, che sanno creare sviluppo, che sanno creare valore, che sanno creare lavoro e ricchezza per il nostro territorio, perché senza di essa un territorio si impoverisce e sarà anche più difficile curarlo e mantenerlo come si deve. Questa è la sfida, tenere insieme queste due dimensioni. Abbiamo le idee chiare e porteremo Bagnar Ripoli sulla strada di uno sviluppo sostenibile dal punto di vista del paesaggio e del territorio. Abbiamo un paesaggio nel nostro territorio che è un punto fondamentale, importantissimo, che ci differenzia e che è identitario per Bagnar Ripoli. Quindi il concetto di sviluppo, perché deve sempre passare dal mangiarci questo paesaggio, questo territorio, un po' per volta, come se fosse uno sviluppo abrasivo, cancellando delle risorse importanti che potremmo usare, possiamo usare anche come volano economico. Per noi lo sviluppo, l'abbiamo ripetuto tante volte, passa dal recupero del già costruito. C'è stata un'operazione virtuosa che è stata quella a Capannuccia del recupero della ex fornace, dove adesso è insediato il nuovo stabilimento di Fendi. È un'operazione che non soltanto il sindaco, ma l'amministrazione tutta, compreso il Consiglio Comunale e compresa la minoranza, ha approvato, ma è nata dalla lungimiranza, dalle richieste del privato. Non c'è nessun vincolo negli strumenti urbanistici, quindi ecco, per noi la direzione deve essere proprio quella di andare verso il recupero del già costruito, il riutilizzo, il riuso, in un'ottica di economia circolare. Allora, sviluppo del territorio. Sicuramente noi abbiamo molti immobili storici che potrebbero essere recuperati, uno fra tutti le gualchiere di Remole, che versa in uno stato di abbandono veramente pietoso e che quindi potrebbero essere sicuramente valorizzate. Un'altra delle idee buone che penso di avere e che potrebbero essere attuate è costruire delle escursioni all'intorno del territorio di Bagnar Ripoli con delle stazioni di sosta per evidenziare le bellezze di Bagnar Ripoli, tra cui anche alcune strutture, e attrezzandole sia sotto un profilo economico che turistico, in modo da dare un vantaggio, come ho detto, economico e turistico al territorio di Bagnar Ripoli e quindi evidenziarne la bellezza. Sì, sono convinta che si possa sia prendersi cura del territorio che pensare e occuparci dello sviluppo economico del territorio, e che queste due cose non siano in contrasto. Lo penso ad esempio per quanto riguarda il turismo, lo sviluppo di un turismo lento, di un turismo sostenibile. Sul nostro territorio ci sono tantissime vie, percorsi da poter fare a piedi, ci sono percorsi di cicloturismo ed è un modo per far conoscere il nostro
nostro territorio, ma anche per dare una ricaduta economica al nostro territorio. Lo si può fare tramite le manifestazioni e gli eventi che portano persone a far conoscere le nostre frazioni, le nostre parti del comune. Questo va fatto anche sui territori che magari sono meno visitati e meno conosciuti anche da un turismo di prossimità. Questo lo possiamo fare attraverso attività culturali, possiamo fare proponendo manifestazioni culturali. Quindi sì, si possono conciliare le due cose.